a ospitare nei nostri studi un amico, che è Vitaliano De Gregorio, un personaggio che ha saputo farsi conoscere e benvolere in questi anni, sotto diversi aspetti. È stato amministratore, è stato, responsabile del settore giovanile di alcune delle più importanti società calcistiche del territorio, ma è riuscito anche a diventare personaggio anche per il fatto che lui nella sua carriera, sia lavorativa che di volontario, ha conosciuto tantissimi, tantissimi, tantissimi campioni e personaggi che sono finiti puntualmente nelle fotografie che Nino ha scattato. Nino, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli spettatori. Tu alla fine dei conti, appunto, sei diventato veramente un personaggio, penso, l'amico dei personaggi, definiamoti così. In realtà, dietro a tutto questo c'è anche il fatto che tu sei da anni volontario in diversi eventi di stampo locale, nazionale, internazionale, e questo ti ha portato proprio questa disponibilità da parte tua a conoscere tutte queste persone. Tra l'altro, tu sei proprio reduce da un evento che si è concluso solo nei giorni scorsi a livello internazionale e che ha visto dei giovani campioni confrontarsi. Hai voglia di raccontarci questa tua esperienza, questo evento olimpico che ti ha visto Allora, protagonista? l'ultimo che è iniziato, io sono partito il 19 di gennaio, sono rientrato il 29, anche se sono dal 21 al 28 erano, quindi gli Eyov, che sono Olimpiadi invernali ed anche estive quando le faranno, biennali, Olimpiadi invernali per giovani dai 17-18 anni, quindi diciamo il futuro di questi sport invernali. E poi sono in edizione estiva ogni biennio. Era una cosa che non conoscevo, sono riuscito a entrarci ed è stato un mondo meraviglioso. 48 nazioni, purtroppo mancavano le solite Russia e Bielorussia, Certo. c'erano tutte le altre. Io ero al seguito della nazionale italiana, quindi 8 atleti e 4, no, 8 atleti e 6 allenatori, più un dirigente CONI che li seguiva, della sezione snowboarder e snowboard cross. Sono rimasto sempre con loro, mi hanno adottato, anzi devo ringraziare Federico del CONI che veramente è stato gentilissimo, però ho scoperto un mondo nuovo. Ragazzi che avranno un futuro sicurissimo, Certo. perché ad esempio nel snowboard parallelo il nostro Mike Santuari ha vinto la medaglia d'oro. Sono sicurissimo che fra 2 o 3 anni ne sentiremo parlare a livello internazionale. Beh, è vero che tu il fiuto nello scoprire giovani campioni l'hai sempre avuto, perché comunque nel mondo dello sport ci sei da una vita. E quanto è emozionante, quanto è bello anche mettersi a disposizione degli altri, perché appunto tu alla fine fai l'accompagnatore, sei veramente a 360 gradi a disposizione di queste persone, che poi con te si aprono anche un po', perché mi hai raccontato che con tantissimi di questi personaggi che hai conosciuto in questi anni, alla fine hai avuto dei buoni rapporti che sono andati al di là del fatto della semplice chiacchierata. Certo, e non so se il mio carattere espansivo, il modo di pormi, Sicuro. sapendo pormi quando è ora e mai essere troppo invasivo, però con loro, con tutti ho buonissimi rapporti. Io questi ragazzi sono rimasti, come si dice, soddisfatti loro, soddisfatto io perché sono un ambiente giovanile. Poi non solo gli italiani, perché poi essendo lì, Certo. dovendolo accompagnare. 42 il giorno dell'inaugurazione di apertura a Trieste e il giorno di chiusura a Udine, quindi sul pullman c'ero io con l'Italia, ma poi c'erano tutte le altre nazionali, quindi eri il referente di tutti alla fine. Ed è troppo bello, anche se io in tutti gli eventi che faccio ho una grossa pecca, io non parlo inglese, sono Però proprio. ti adegui. No, ma se c'è un altro che parla in inglese, loro preferiscono parlare con me. Poi parlo, vabbè, mi aggiusto col francese,
un po' di spagnolo e tanto calabrese, quindi alla fine se ne viene fuori. Senti, appunto, nel lungo elenco, perché è veramente lungo, di personaggi che hai conosciuto, che hai fotografato, con cui hai scambiato qualche chiacchiera, quali sono quelli che ti hanno lasciato, diciamo così, qualcosa in più? Quelli che si sono dimostrati delle persone, degli esseri umani e non dei semplici mostri sacri dello sport o della musica o della cultura? Guarda, adesso non vorrei bruciarmi tutto quello che ho guadagnato con il lavoro durante gli anni. I personaggi che ho incontrato sono tutti meravigliosi. Alle volte il loro entourage, che si sente più importante del protagonista stesso, però quando vedono che io col protagonista ho un certo rapporto, si mettono da parte, però è il loro entourage. Ma con loro, guarda, Bocelli, te ne racconto una, l'ho portato da venerdì, dal mercoledì al sabato. Il giovedì in macchina mi dicevi: italiano, cosa mi fai vedere oggi? Allora, ecco, tanto per dirti, Bocelli, certo. No? Oppure il giorno dopo, poi la battuta gliel'ho fatta io, che lui ha riso come un matto. Oltre a questi che non ho messo nella carrellata, io da anni partecipo anche a un festival che si fa a Bergamo, Lo Spirito del Pianeta, dove ci sono tutti i popoli del mondo in estinzione, quelli che hanno subito angherie da tutti, tipo i Sioux, gli Apache, i Pigmei, tante. Ecco, il personaggio che più amo, che più mi è piaciuto, è Dileka Mandela, che è la nipote di Nelson Mandela, che ha preso in mano tutto quello che il nonno gli ha tramandato, e sta ancora lavorando per risolvere i problemi del Sudafrica, che non sono ancora risolti. Quindi ti dico tantissimi, tantissimi. Solo uno, ma non posso dire chi, perché ho scoperto poi dopo perché solo con uno ho avuto qualche battibecco, però se ti dico, quando un giorno mi dissero: oggi ti diamo uno che ti farà girare le scatole, era Gio Bastianich. Dopo due minuti eravamo a bere assieme. Un bel personaggio anche quello. L'unica cosa che lui fuma il sigaro e gli ho vietato di fumare in macchina, mi guardava un po' storto, poi ha capito. E l'altro personaggio, che ormai siamo quasi diventati amici, è Mauro Corona, grandissimo personaggio, intelligente, di spirito, anche lui ogni tanto esagera nel parlare e nel bere, però, però ci può stare. È una caratteristica del suo personaggio, del certo, suo essere. E l'altro personaggio che veramente mi ha lasciato un segno, perché con quelli della cultura mi trovo più in difficoltà, perché io non c'ho niente a che fare con la cultura, quindi se porti un Massimo Recalcati o un Mancuso, però quando porti Corrado Augias, ecco, lì ti si apre il cuore, perché è veramente uno che hai solo da imparare. Quindi ti dico, tutti i personaggi mi hanno lasciato qualche segno. Bene. Senti, volevo fare però anche un piccolo accenno a quello che è appunto il mondo, di questo mondo, del fatto di mettersi a disposizione, essere volontari di questi eventi. Quanto è importante e quanto è giusto che vengano coinvolti tutti? Perché a questi livelli possono partecipare persone di tutte le età, quindi anche una bella esperienza sotto il punto di vista personale, umano, di crescita. Certo, io più che altro è anche per quello. Allora, io 90 su 100, quando partecipo agli eventi, faccio il driver, chiamiamolo driver, ma l'autista, il classico autista. L'organizzazione mi dà un mezzo, che può essere di tanti tipi a seconda delle persone che devi portare, e io mi metto a loro disposizione, quindi magari hanno anche il mio telefono, oppure mi chiamano quando ne ho bisogno, oppure già i viaggi assegnati, quindi e diciamo che l'autista, se ti sai esprimere, se ti sai presentare bene, è il primo impatto che hanno, quindi dall'inizio alla fine sei la persona di riferimento. Tipo quando, adesso purtroppo è tre anni che non si fa più, a Barolo Collisione, oltre che fare l'autista, fai anche il tutor. Quindi da quando arriva il personaggio fino a quando va via, ce l'hai tu sotto le tue grinfe e lo devi accompagnare in qualsiasi cosa.
E quindi questo è bello. Poi tanti personaggi nei vari avvenimenti, altri incontri fortuiti che magari non te lo immagini neanche, tu sei lì e li trovi e tu riesci ad allacciare un rapporto. Guarda, nel 98 nell'aeroporto di Ginevra un mio amico svizzero mi fa, in aeroporto mi fa: italiano, quello è il nostro futuro del tennis. Roger ed era Federer. Roger Federer. Allora io ho detto: ma voi non avete nessuna, mi parli di sci, mi parli ma di tennis. Guarda, per quello dico ai ragazzi che quando sono giovani, dico: se fate la foto con me diventerete famosi. Sei un portafortuna importante, quindi allora assolutamente faranno la fila sotto casa tua. No, a parte le battute, Vitaliano, credo che appunto sia importante questo messaggio da mandare, che mettendosi a disposizione degli altri si imparano tante cose, si vivono bei momenti, perché tra l'altro anche tu sei già stato ospite anche qui da noi, tu sei a disposizione anche delle persone che hanno più bisogno. Certo, e quindi certo. Anche questo credo che sia un messaggio importante, dire che al di là del fatto che viviamo delle vite molto piene, tanti sono gli impegni che abbiamo, però mettersi a disposizione degli altri fa bene a se stessi, ma fa bene anche agli altri. Guarda, proprio in questo evento, conoscendo altre persone, ho lanciato il messaggio dell'aiuto che stiamo cercando per Nicolas, e spero che da loro arrivi, che può essere il CONI, può essere altre federazioni, spero che abbiano letto bene, certo, il messaggio, e ci arrivi qualcosina. Quindi io cerco di dare di là e stare di qua, perché avere, come si dice, sì, un aiuto, no? Quindi ti dirò di più, che una volta che entri nel giro, se ti comporti bene, non bevi soprattutto, perché hai delle persone, che sia, certo, importante o no, hai sempre delle persone da trasportare, quindi devi essere serio, proporti bene. Ma io ho degli appuntamenti che ormai annualmente si ripetono, perché ricevo già la telefonata o l'email: guarda che c'è il Festival Tal dei Tali e ci devi essere. Nino c'è. O negli anni, dal 2014, quando mi sono ripreso da un piccolo problema fisico e appena finito di lavorare nel 2012, intrapreso anche fare il volontario in alcune associazioni, che sono associazioni, ce n'è a Iosa, basta solo mettersi in gioco. Parlo di Volo 2006, che è una bellissima associazione di Torino, nata durante le Olimpiadi del 2006, mm-hmm, lavora benissimo. Forse io non mi trovo bene perché sono più, come dire, singolo, mi piace, certo, non mi piace tanto il gruppo, e poi sono più espansivo, più aperto a nuove avventure, perché a giugno andrò in Svizzera, quindi o in Francia, dove trovo vado. A me l'importante è che mi diano vitto e alloggio, poi tutto il resto no. Va da sé. C'è la Primo Nebbiolo, che è affiliata al Custorino, anche, mm-hmm, con loro ho fatto tantissimi avvenimenti, quindi io questo, non voglio stare fermo, come ti dissi già l'altra volta, certo, o da una parte che sono impegnato con gli avvenimenti sportivi, canori, culturali, oppure dall'altra parte con cose per aiutare le problematiche, le famiglie che hanno bisogno qua della zona, perché noi ne abbiamo tanti qua, magari facciamo finta di non vederli. Bravo, hai ragione, non bisogna mai girarsi dall'altra parte. Vitaliano De Gregorio non si è mai girato dall'altra parte e non si girerà dall'altra parte. L'ultima cosa che ti chiedo è, a questo punto, nella tua carrellata, appunto, di personaggi che hai conosciuto, prima parlavamo, hai conosciuto anche Pelé, appunto Roger Federer, tantissimi campioni nazionali e internazionali, c'è ancora qualcuno che ti manca nella tua collezione che vorresti a tutti i costi, o che dici: ah, mi manca talmente tanto che prima o poi raggiungerò? Ma guarda, adesso, anche se ha smesso, ma forse perché delle volte non li cerchi proprio, aspetti che arrivino da sole, no? Io ti dico un patito di Valentino Rossi, anche se ha smesso, però mi piacerebbe conoscerlo di persona. Sono già andato 3 o 4 volte a Tabuglia, ma o non c'è mai, o era appena partito, o non si fa vedere. Ti posso parlare di un Vasco Rossi che ho visto solo di
di sfuggita, quindi a un concerto che siamo stati, non l'ho messa, ma ho anche la foto col Papa, ma siamo a 3 metri, perché ho avuto... Chissà che ma no, quella forse è la meno dai, che... a questo punto sappiamo che allora ci sono ancora qualche personaggio che ti manca nella collezione, quindi Ma sì, personaggi sicuramente. ce n'è tanti. Comunque i personaggi siamo tutti, anche le Certo. persone normali, perché io, ecco, anche con un barbone io faccio amicizia, perché mi piace conoscere, mi piace sapere, mi piace... La curiosità è troppa. Meno male che non sono nato donna, se no Io, sarei... guarda, ti ringrazio ancora di averci fatto visita anche oggi, di averci raccontato queste tue esperienze, ma soprattutto, ripeto, hai lanciato ancora una volta un messaggio importante, quello che se avete il tempo libero, c'è a disposizione e avete voglia di fare qualcosa per gli altri, fatelo perché sicuramente fa bene a voi, fa bene agli altri, ma soprattutto anche vi permette di arricchirvi sotto tanti punti di vista. Culturali, sociali, ma anche proprio personali. Nino, grazie, alla prossima. Grazie a voi e speriamo di rivederci presto con nuove foto. Bene.